Nuova puntata di Klaus Condicio dopo l'onorevole Giovanardi che ha fatto scandalo con la sua proposta lanciata qui da noi di fare il test antidroga a tutte le professioni a rischio. Abbiamo qui un graditissimo ospite, un vero personaggio di prim'ordine del mondo della giustizia, diciamo così, il pupillo, era considerato il pupillo di Borsellino, il giudice Antonio Ingroia, buongiorno. Buongiorno a voi. È la prima volta che parla su YouTube ai giovani, io ho già fatto qualcosa. Presente lo è con tantissimi filmati, l'ho No, visto. credo proprio la prima volta, La prima un'intervista volta. a YouTube, sì. Abbastanza, Internet lei lo guarda? sì. Ma solo Parte. per spiare i mafiosi o fa anche No, no, altro? cioè, innanzitutto è un luogo di informazione. Importante. Ottimo, poi anche un'acquisizione di notizie anche per l'inchiesta. Poi ci sono i miei figli che stanno Addirittura, sempre su veramente, ha trovato internet. anche notizie su inchieste su internet? Dice sul Come no? serio? Spesso si possono fare anche costruire i profili, diciamo, dei personaggi sui quali indaghiamo È grazie successo? a internet, più di una volta. Ma la mafia lo usa, secondo lei, o la criminalità? Anche la mafia lo usa anche perché. Beh, però non mi pare, diciamo, il caso di propagandare Cosa voi sapete? i vantaggi per la mafia, Però diciamo, di possiamo dire utilizzare che lo internet, usa. ma lo usa. Lo usa perché le capacità investigative su internet sono più limitate, quindi poco utilizzato da noi investigatori, dovrebbe essere di più utilizzato. Utilizzato. Senta, quindi lei navigando così alla sera o in ufficio le è capitato e da lì ha ricostruito dei profili e delle tracce di come si muovevano delle persone, quindi lasciano tracce anche lì, dai pizzini siamo passati a internet. Beh, ci sono due tipi di mafiosi. C'è il Io mi sono mafioso, messo la vista, no? il Da gessato, picciotto. diciamo, Lei ha un gessato? anni Scusi. 30. No, no, non amo il gessato, Ah, ma no. semplicemente perché non amo, diciamo, quel tipo di iconografia, il Poi ne gessato. parliamo. No, 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 comunque dicevo, ci sono due profili di mafiosi. Il mafioso rurale, il provenzano della Che sono ricotta e vecchi per lo cicoria, più, sì, sono giusto? un'altra generazione. Poi c'è il mafioso Digitale. tecnologico, digitale, usa internet, sposta capitali usando online e così via. Poi